Sant'Alessio Sicola attinge finanziamenti pure dalla città metropolitana, 750.000 euro stanze che il sindaco De Luca ha destinato ai paesi con meno di 5.000 abitanti. Sant'Alessio Sicola prende questi soldi tra virgolette per migliorare il lungomare, ci sarà la sostituzione delle ringhiere che ormai sono arrugginite in acciaio, mi diceva. Sì, sempre il PNRR dà dei soldi alle aree metropolitane. Il sindaco De Luca, diciamo, in varie riunioni si è deciso di dare 750.000 euro ai comuni sotto i 5.000 abitanti. Noi questi 750, abbiamo mandato già il progetto, la scheda, nella prima fase una scheda, poi un progetto per sistemare una parte del paese, la parte centrale. 750.000 euro serviranno a rifare il marciapiede e soprattutto a sostituire la ringhiera che ormai è vedusta, insomma, è arrugginita e sarà in acciaio, insomma. Si pensa pure di abbassare un po' il livello del marciapiede lato monte in modo da rendere uguale a quello, diciamo, lato mare? Vorremmo non fare più i marciapiedi a spessore e fare un unico livello che parte dalle aree private e arriva fino allo spigolo. E inoltre fare dei gradoni che scendono dal lungomare alla barriera radente in modo che ci sia un tutt'uno. O, diciamo, separare meno possibile quella che è la spiaggia da quello che è il lungomare. E invece al centro del paese, il lungomare, c'è qualche iniziativa diversa o migliore? Sempre questa. Anzi, il primo tratto che faremo sarà proprio al centro, perché vogliamo, le nostre intenzioni sono quello, almeno la sera, di chiudere il lungomare, già lo facciamo da anni, di chiudere il lungomare e farlo diventare un'intera piazza sul mare, pedonale oppure per mezzi elettrici, e fare dei parcheggi esterni. L'anno scorso l'abbiamo fatto una prova con una navetta che ti prende dal campo sportivo e ti porta in qualunque posto, a gratis, in qualunque posto può essere portato. Diciamo che le amministrazioni comunali della nostra Riviera Ionica pensano soprattutto tra virgolette al lungomare, perché anche Furci e Sant'Eseria hanno dei bei lungomari, quindi per attirare i turisti questo sarebbe un buon inizio, diciamo. Ma non c'è dubbio che i paesi rivieraschi vivono la parte estiva sul mare, perciò la spiaggia, perciò il ripascimento della spiaggia e lungomari e servizi. Diciamo il nostro bigliettino da visita. Assolutamente il nostro biglietto da visita è una scommessa che vinciamo nel caso in cui riusciamo anche a eliminare il più possibile le macchine.